valorizzare altri siti. Io mi aspetto che arrivino in questo sito molte scolaresche, Sì, anche noi, molte sì. scolaresche proprio per conoscere la loro storia, sapere che più di 1000 anni, anzi più di 2000 anni, queste terre erano abitate anche da persone che valorizzavano da un punto di vista di crescita culturale questo territorio. Non era solo il cosiddetto Piceno, diciamo, dove venivano mandati i confinanti dell'impero romano, ma era invece in grado di avere delle sue forti caratterizzazioni culturali. E quindi il comune di Ancona qui deve entrare in qualche modo come anche un attore importante per cercare di mettere a valore, di mettere in qualche modo, di creare un sistema di valorizzazione di queste cose. So che si sta facendo, ma a maggior ragione lo chiediamo di nuovo all'assessore Paolo Marasca, se ci segue, ci seguirà come sempre in questa iniziativa. Sì, allora, Bordonato dice ci sarebbe un sacco di cose da dire in questa conferenza stampa. Mi limito all'essenziale, al succo, cercando di toccare tutti i diretti interessati in questa operazione.